Ragazzi, allora, sono con Jenny alla guida, Angelo è là dietro, qua ci sono Yumi e qua c'è anche Robby. Allora, che cos'è questo video? È un insulto al nostro portafogli, perché stiamo andando al centro commerciale e compreremo più cose possibili. Finalmente. A caso, cioè compreremo cose che ci servono, cose che molto probabilmente non ci servono. E niente, volevo documentare quanto facciamo schifo quando compriamo le cose. Quindi niente, ci vediamo là. Ragazzi, situazione attuale, siamo qua con Ange. Io ho preso praticamente... Ah no? Io sono schiaccio. Ah ok. Ho trovato un cavetto che mi serve per caricare il mouse perché me l'hanno rubato. E sto comprando questa felpa dell'Italia dell'Adidas che secondo me è fighissima. E boh, non lo so, mi piaceva. E per il resto non abbiamo trovato ancora niente. Ragazzi, allora, siamo da Sephora, io sto prendendo lo shampoo per i miei capelli perché altrimenti mi cadono. E Robby tipo sta facendo la spesa per un mese a quanto pare, sta comprando 700 milioni di cose. Sì, invece Jenny invece sta comprando cose giganti. Ma cosa? Ah, che sono i pennelli per i trucchi. Ci sta, ci sta. Sapete quanto ha appena speso questa persona? Inquadriamo, per favore. 270 euro di trucchi. Top. Eh? Sì, io ne ho spesi solamente 100, ma per i miei capelli però. Jenny si sta facendo truccare adesso. Siamo appena arrivati nel nostro mondo, cioè il negozio di giocattoli. Adesso commenterete tutti dicendo: ma non avete 20 e passa anni ciascuno? Sì, ma non ci interessa. Compreremo tutto qua dentro. Vabbè, e c'è Robby che è praticamente arrabbiata con me perché lei ha speso un sacco di soldi e dice che io ne sto spendendo pochi. Per farvi capire la pressione psicologica che vi mette questa ragazza. Ma la compri la bici di me contro te? No, non lo prenderò mai, che schifo. Mai, mai. No, perché c'è solo Minnia? Ragazzi, situazione attuale, abbiamo un sacco di sacchi, però mi sa che questo video non lo completeremo oggi. Vi faccio vedere un'altra cosa che ho preso, che è un mega Super Mario gigante, che metterò grande nella stanza. Non so se si vede bene, ma non siamo soddisfatti, solo che è troppo tardi, quindi mi sa che... Soddisfatta. Sei soddisfatta? Ho speso un sacco di soldi. Partiamo dal presupposto che non abbiamo neanche pranzato. Però no, io non sono soddisfatto perché ho preso pochissime cose in realtà. E volevo comprare un sacco di cose per la stanza, ma non ho trovato praticamente niente. Ho fame. Ragazzi, allora, abbiamo cambiato negozio. Alla fine siamo riusciti ad arrivare ad un Media World. Io lo sto dicendo qua davanti a tutti in questa macchina. Se io entro in questo Media World e non trovo il Google Home, cioè quello che voglio, giuro solennemente che non lo cercherò mai più in nessun negozio. Cioè, pure se poi tipo lo trovo a casa, non lo compro mai più. Con l'HomePod di 400 euro e lo prendo adesso. Se caso dovessi poi trovarlo più avanti in un altro negozio, lo compreresti? No! Perché se non trovo quello, compro quello della Apple che costa il doppio. Ragazzi, mancano letteralmente 3 minuti, ma sicuro ci buttano fuori. Secondo me, mo ci dicono: ragazzi, mi dispiace, sta chiudendo. Ma invece no, forse. Vediamo. Boh, vediamo. Sì, sì, sì. Ok, vabbè, 5 minuti abbiamo. Ragazzi, ce n'era solamente uno e finalmente l'ho preso. Ci sono riuscito, non ci credo. Sono troppo contento. Ragazzi, non potete capire, questo è letteralmente un trofeo per me. Stavo aspettando e da quando sono venuto la prima volta che lo volevo e finalmente ci sono riuscito. Però avevo fatto la promessa che non l'avrei mai più preso. E tra l'altro era l'ultimo. Avevo fatto una promessa. Tra l'altro adesso troveremo, penso, Yumi morta in macchina. Era destino che dovevi faticare per prendere questo posto. È comunque vero, è vero. No, ma la cosa più incredibile è che è una cosa ricercatissima. Cioè, sempre secondo me, tipo, secondo me il destino non ha mai voluto che lo prendessi, per quello appena lo monto a casa esplode. Tipo si esplode perché tipo una bomba in realtà che ha messo Google. Autodistruzione. Esatto. Sì, siamo da Euronics, il video continua. Sono nel reparto Lego, ho preso anche questo bellissimo Spider-Man e sto cercando qualcosa tra i Lego da prendere magari, perché vorrei iniziare a decorare la stanza, ma non so cosa prendere perché è finito quasi tutto e hanno solo cose che onestamente non so se mi piacciono. Vediamo, vi aggiorno. Ragazzi, allora, il video continua. Ovviamente l'Euronics ha chiuso, sono riuscito a prendere solo uno Spider-Man così, Spidey in realtà. E niente, ora siamo in centro commerciale che chiude tra un'ora, quindi vediamo. Abbiamo che tempo, ma we got time. Abbiamo fatto la spesa. Abbiamo comprato un sacco di peluche. Ti ho fatto il regalo, ma tu non lo sai. Fammelo tu un regalo. Scambiamoci le borse. No. Sì, sì. Questo è più comodo, te lo scordi. Ragazzi, questa è tutta la spesa che abbiamo fatto. E adesso siamo all'Odd a mangiare. Dobbiamo. La nostra missione di stasera sarà far ricredere Angelo. Perché dice che l'ultima volta che ci ha mangiato male. Ma evidentemente non è venuta a Palermo. Giusto? Ragazzi, grazie a Robby e Jenny. L'ultima volta mi hanno consigliato di prendere queste, che sono la cosa più buona del mondo, e infatti ne ho prese 8. Secondo te mi ricrederò? Proviamo, vediamo subito. Dai un morso di 2 secondi per darglielo. Aspetta, che è caldo. E brigati. Com'è?
Dai Angelo, veloce, dici com'è. Questo è buono. Ma dove l'hai mangiato lo zoo questo? In una discarica? Prova, ragazzi, vi prego, se avete la possibilità andatevele a mangiare queste cose, sono le cose più buone sulla terra. Beh, non è così tanto, 5 euro. No. Costano, sì, 5 euro 4 pezzi. Metti che non ce l'hanno nella loro città? Ah, comunque, ma è difficile. Comunque, è in tutta Italia. Il canale, devi chiamarlo Xiao Food. Beh, lo stai solo mangiando. Scusatemi. Comunque, sono arrivati i panini. Mi tu non mangi? Niente. Ragazzi, guardate che bestiaccia che mi sono preso. Mamma mia. Signore e signori, vi presento Robby di Juna Bear. Ragazzi, allora, non so come gestirla questa situazione, perché è veramente troppo grosso questo panino. Ma questo video io mangio e basta. Però voglio giusto proprio riprendere questo momento che... Ma ci riesci? Prendi croccante. Devi un po' schiacciarlo, secondo me. Parlando. Perché si ingrassa mangiando questa roba? Il peso che è croccantissimo, raga. Ecco, no. Non dovrebbe essere. Io ti sono insegnata quella roba, però. Eh? Vai. Ti ti ha insegnato il pucciamento. Ti me l'hai insegnato tu? Ragazzi, in realtà è che io non so mangiare e Robby mi sta istruendo come mangiare fuori. Io non ci riuscivo prima, adesso lo so. Ecco, infatti, questo dovete fare, dovete... Capito? Capito? Cosa? Da- ah! Allora, ragazzi, non imitateci. Robby, per favore, puoi aprire quella vaschetta grigia per far vedere cosa c'è dentro? Ma è la spoglia di un video. Ah, allora non si può fare. Vabbè, dai, la faccio vedere. Non è vero, eh? Che si è caro. Io non so, ragazzi, lo scoprirete sul suo canale, ma... Vai, Angelo, tienilo. Vai. Hai dato la scossa? Sì, ti ho dato un po' la scossa. Ma che fisico hai, Angelo? Sono Angelo Lombardi. Giustamente. Fa allora, aspetta però, prima di fare tutta questa cosa, Angelo, un attimo, riprendimi, fra. Allora, devo consegnare il mio regalo a Jenny, perché prima non gliel'ho fatto vedere. E in realtà... Dillo di nuovo. Un gigante. Hai visto? È un corso gigante. Allora, mi racconta la stanetto. Perché gliel'hai comprato? Per il video, vero? No, perché mi ha comprato una spilla con scritta arancina. Era il regalo quella spilla. Tra poco gliela posso dare anch'io. Anzi, dov'è? Cioè, non lo so. Questa è la mia busta. Jenny, non sa che qua l'ho messo. Jenny, una domanda. Sei contenta per questo regalo? Fammi chiudere Gianmarco qua. Da quando si chiama Gianmarco? Non lo so, si chiama Gianmarco. Mi dispiace al tizio che l'ha imballato, ma... Eccola, questa mi ha regalato una spilla arancina, Jenny, guarda che carina. No, non è arancina. È arancina Chan. È arancin. Arancina. Perché può essere arancina o arancino. È arancinx. Eccomi con tutti i sacchetti e i pacchi e tutto il resto. Tra l'altro c'ho anche roba dentro lo zaino, ma questi sono dettagli. Anche questo letto purtroppo sarà pieno di peluche, ma vabbè, penso che faccia parte della mia vita. E anche Robby, guardate quante cose ha comprato. Altri sacchetti, altre cose. Vabbè, abbiamo fatto un po' di shopping, ok? State calmi che adesso vi facciamo vedere tutto. Ma prima dobbiamo fare una storia su Instagram per far vedere quanto non dovete prenderci come esempio. Ok ragazzi, allora ci siamo. Io direi di iniziare con uno dei pezzi forti, anche se in realtà penso che tutti siano pezzi forti, ma questo secondo me è il pezzo più forte. Ho preso praticamente un elmetto, che è praticamente in realtà poi la testa, di Spider-Man. Ovviamente elmetto indossabile, che io indosserò solamente per questo video, ma ovviamente poi penso che la metterò tipo lì in mezzo dove c'è Super Mario, perché nonostante comunque oggi ho speso tanti soldi per questa camera, voi sapete come sono io che esagero tanto e mi sento come se fosse tipo ancora vuota, non so come spiegarlo, no? Cioè mi sento come se mancasse sempre qualcosa, quindi più cose posso prendere meglio è, insomma, mettiamola così, ok? Mettiamola così. Allora, è abbastanza grande e soprattutto è una figata incredibile. Da quello che si vede nella scatola, tecnicamente si accendono anche gli occhi, però non lo so se è vera questa cosa, sono molto curioso di scoprirlo, ma sta di fatto, signori, che l'elmetto è questo qua. Ora io non so come funziona per metterlo, credo si possa proprio aprire completamente, ma ho un po' di paura nel fare danni, onestamente, cioè non lo vorrei tipo rompere. Ah no, non è che si rompe, cioè non è che si apre, praticamente tipo serve solo per allargare tipo la testa, perché c'ha tipo gli elastici, ma credo che mi entri a me.
No, forse no, forse sì, sì. Oh mio Dio, raga, sono Spider-Man. Voglio vedere la reazione degli altri. Ok, raga, vediamo come reagiscono gli altri quando mi vedranno così. Solo una sorella abbia fatto... Guarda quello. Ma funziona? Ti posso riprendere? Si abbassano gli occhi? Eh? Si abbassano gli occhi? No, non è che si abbassano, devo solo capire, forse ci vogliono le batterie per... Le abbiamo comprate! Davvero? Sì, di Hello Kitty. Le batterie di Hello Kitty? Sì. Il mio cugino. Vediamo? Madonna, ma è piccolissimo. No, non è piccolissimo, si allarga. C'è l'elastico. Sì, però voglio capire come si fa ad accendere. Ci sarà le batterie interne? Sì, penso proprio di sì. Ma è molto plasticoso, me lo aspettavo. Direi. Sì, ma me lo aspettavo un po' più... Quelli seri costano tipo 1000 euro. Ragazzi, abbiamo scoperto come mettere le batterie per farla accendere e Robby ha comprato le batterie di Hello Kitty. Allora, ragazzi, abbiamo svitato con delle forbici. Mettiamo le batterie di Hello Kitty. Ma quelle che sono in pandan. Perfette. Quindi si prende questo. Qua sotto c'è un pulsante. Eccolo. Ma dove l'hai trovato? Questo? Sì. Mettiti il casco. Mettilo. Oddio! Ma cambia solo la luce? Sì, credo di sì. Cambia il colore. Non si chiudono gli occhi. No, vabbè, Spider-Man. Cambia colore. È Spider-Man, raga. Amante. Stavo con un carro di Spider-Man. Quindi gli occhi li puoi muovere. Ah, semplicemente cambia il colore. Da blu a rosso. Bellissimo. Ovviamente non potrò mai tenerle accese perché si scaricherebbero il secondo dopo. Però è fighissimo, raga. Questo è il mio. Guarda, questo è mio figlio, tipo, no? Sono con lo Spider-Man di Robby. Schiaccialo al centro. Al centro? Sì. Il mio cugino. Bellissimo. Allora, ragazzi, questa è la schermata di scaricamento, di registrazione. E l'ho messa qua, accanto a questo carinissimo Super Mario. E non credo che ci saranno più cose, perché se continuo ad aggiungere roba non ce la faremo più. Questa in realtà era di Robby, però me l'ha prestato per fare il video, quindi tieni. E bene, adesso dobbiamo aprire tutte le altre cose. Però prima... Ti passo le cose. Va bene, però prima devo fare una storia. Signori, si continua con l'unboxing. Ovviamente le scatole le dobbiamo buttare. Cosa perché vuoi del primo? Abbiamo il fratello di Beddu Toast, nonché Beddu Tostino. Questi tutti nel letto stanno. Sai che forse sta cominciando. Sai che forse lei è mio zio, l'ho riconosciuto. Tuo zio può essere. Ma cos'è, tipo il sushi? No, è un toast. Il cugino di Beddu Toast è un toast. Sì. Guarda, c'è scritto qua. No, no, ma questo è quello del sushi, vedi? Questo è quello. Ah, è vero. La tempura. Vabbè, la tempura di gambero. Sarà Beddu Toast comunque. Ovviamente queste, ragazzi, si tolgono sempre perché danno fastidio. Sei sicuro di voler mettere tipo i peluche nel letto come a Milano? Sì. Sarà un bordello. E questo è il primo. Ovviamente, vabbè, però non lo buttiamo di là. Poi lo sistemeremo perché altrimenti è un bordello. Altro peluche. E qui, ragazzi, per le fan di Kuromi o i fan di Kuromi, a me piace tantissimo il personaggio. E infatti ho preso praticamente tutte le versioni che avevano da Miniso. Cioè questa, questa qua che è tipo un pochettino più... No, è più pelosa, proprio fatta a mo' di peluche proprio. Quello è tipo un cuscino. E l'altro in realtà è nell'altro coso. Però vabbè, adesso ci arriviamo. Intanto tolgo comunque le etichette. Ma in realtà c'è solo questa nel sacchetto. Sì, è questa. Quell'altra tre erano. Ragazzi, votate la migliore, secondo voi? Secondo me è questa che ho io. Questa. Con questa ci assomiglia di più. Non altre... lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Allora, perché questa qua è tenuta da notte, tipo. Che no. C'ha tipo il... Ah, questa è quella originale, proprio. No, perché in realtà è... Ah, è nera? Sì. E allora quella che c'hai tu? Per forza. Vabbè. Sì, è vero, perché è così quella originale. Ha ragione Robby. Ma senti, ho comprato le batterie di Hello Kitty io. Ci va, giustamente. Queste però me le tengo, sono carine. Ma perché ti tieni la munnizza? La munnizza, ragazzi, la munnizza, eh. Ma l'altra dove l'hai messa? Perché non ho tolto tutto l'etichetta. Ah, sì. Ma se fai così? No! E poi abbiamo una bellissima vaschetta di patatine, perché a me piacciono un sacco le patatine. Quindi, ragazzi, come poter mai, dico, rifiutare una bella vaschetta di patatini? Patatine! Patatine super carina. Secondo me è bellissima. Io sono completamente innamorato di lei, di Robby. Poi, in realtà, non sono soddisfatto di questa cosa. Cioè, Topolino, Mickey Mouse. Questo in realtà è solamente l'assaggio, perché io quello gigantesco di cui avevo parlato in altri video lo avrò. 300 euro. 250. Ah, scusa. 250. Anzi, no, 220. Ma se... Ma come?
Sì, 229 costava. Sta per dire adesso. Ma secondo te, se ci andiamo tutti e due per prendere Minni e ci Topolino, ci fanno uno sconto? Ormai la conosco troppo bene. Speriamo di sì. Bella per Topolino comunque. Poi Topolino con una faccia. Perché vabbè, in teoria questo è il nuovo Topolino. Cioè, ormai sarà così Topolino. Non sono contento della Disney. Questo è conta. Vabbè, fai vedere, non importa. Poi ci sono i peluche di Robby della giocheria. A lei è fissata con questi peluche tutti sbrilluccicosi della Disney. Non mi ricordo. Minu. È Minu degli Aristogatti. Poi abbiamo, vabbè, ovviamente il grandissimo. Sempre. Chi è? Simba. Bravo. Il grandissimo. Vabbè, perché era scontato ovviamente che fosse lui. Ok. E poi, signori, abbiamo il suo bellissimo orso polare. Quando l'ho visto ho detto, scusami, ma c'è l'orso polare, non te lo prendi, bellissimissimissimo, incredibile. E poi si è preso anche un orsetto azzurro, che onestamente è proprio Robby. Però a questo punto potevo prendermi quello viola e Jenny si prendeva quello rosso. C'erano tutti i colori. Non so perché. Quando Robby ci dice che siamo stupidi, ha ragione. Guardate che bello, questa è l'amica di Colomi, questa, vero? Questa l'ha preso Jenny in realtà. Cinnamon Ro, Cinnamon Ro. La userà mai per dormire? Forse lo sapete perché la usa? Perché quando devo andare in bagno la notte, io apro la porta ed è sempre accesa la luce. L'ha palesemente presa per farmi un dissing. No, sai perché? Non sopporta la luce. A volte la vedi che tipo dorme con la faccia in giù, per non farsi vedere. Quello non c'è più niente. Okay. C'è questo che vuoi. Ah, già. Ovviamente il nostro amico Spider-Man di quartiere che abbiamo utilizzato per la clip di prima si è preso Winnie the Pooh, che onestamente è molto carino, devo dire. Ci sta... C'era anche Paperino, non so perché tu non ti sia preso Paperino. Perché Topolino sono più fan, onestamente. Ma se sei che riprendi tu. Poi lo puoi aprire se vuoi. Ma è già aperto. Vabbè, ma fai vedere cosa c'è. Me l'hanno messo dentro la scatola. Ma ce l'ho anch'io a casa. Vero? Questa, sì, l'ho presa da Miniso a Milano. Questa molto bella, sempre Curoni. Poi si è presa una tazza. No, questa ci bevi tipo il caffè. No, puoi metterci qualunque liquido. Sì, effettivamente, diciamo, è vero. Il fatto è che poi ci sono olivari che vabbè servono per quella cosa strana che abbiamo fatto vedere prima. Si è preso un volume di Blue Lock, bel manga ragazzi, andate a leggere. E vabbè, un giornaletto che non ci interessa. E una tazza di di Jenny. Non si può più dire niente. Jenny è proprio boomer. Una grande boomer. Ci sta. E questo, ragazzi, era tutto quello che abbiamo comprato. E non so in realtà quanti miliardi di minuti durerà questo video, però è stato molto divertente spendere soldi. Ci fermeremo qui? No, aspetta! Cosa? Ho dimenticato l'ultimo, ma non meno importante, che è dentro il mio zaino. Madonna, non me l'avrebbe mai più perdonato una cosa del genere. L'ho comprato prima, Paidi. Ah, ok. Il grandissimo. Ma allora, questa cosa l'ho presa in 5 minuti di un negozio che stava chiudendo. Volevo palesemente comprarmi qualcosa, ed era l'unica cosa che avevo visto, perché lo volevo in realtà, anche se volevo la ragazza, ma vabbè. Gwen? Esatto. Ma scusami, fammi vedere, lo vediamo che c'è? No, c'è Gwen. Ma c'è anche un altro? E lui si conosce. Sì, sì, Miles. Allora li devi prendere tutti e tre. Ci proverò. Guardate che bello, però, molto carino. Guarda che è più bella di un'action figure sta roba. E vedi, costata tipo 15 euro. Ma cioè, perché è un giocattolo? Posso... Godo. Oddio, si sente. Vabbè, ovviamente si sente, certo. Però per quello che è costato, dico, cioè. Vabbè, poi qua dentro non c'è nulla. Ma quindi scontrino. Qual è il tema di questa stanza? Spider-Man? Chissà, lo scopriremo un giorno. No, perché sta diventando sempre più Spider-Man. Sì, effettivamente ci sono molti Spider-Man dentro questa stanza. Okay. Molto carino, devo dire. Sì. Molto, molto carino, ragazzi. Aspetta. Niente, è una cosa. Ah, ovviamente la spilla arancina Chan, che non possiamo assolutamente buttare.